grande soddisfazione perché essere riusciti a portare a termine il parco eolico nei tempi previsti e nell'anno della pandemia non era affatto scontato. Ci siamo riusciti grazie al lavoro di squadra di tutto il team Enel e alla stretta collaborazione con i fornitori e gli appaltatori. Le sfide sono state molteplici, ma la principale sicuramente è stata gestire più fronti di lavoro in un'area estesa anche al di fuori dall'impianto. È stato un po' come gestire tanti piccoli cantieri contemporaneamente. La digitalizzazione è stato un aspetto fondamentale. Grazie alla copertura Wi-Fi assicurata dalla nostra Smart Connectivity Box, abbiamo potuto realizzare delle continue verifiche di sicurezza, dei controlli di qualità delle lavorazioni e delle visite in sito, il tutto da remoto. Per garantire al massimo la sicurezza, oltre naturalmente ad aver rispettato le misure sanitarie indicate dalle autorità nazionali e locali, abbiamo definito dei protocolli di comportamento da seguire durante tutta l'attività di costruzione. Enel Green Power ha come prerogativa il modello di cantiere sostenibile. L'obiettivo è quello di tutelare l'ambiente, di lavorare in stretta collaborazione con le comunità locali e di favorire al massimo livello l'economia circolare. Partanna è un nuovo punto di partenza per l'Italia e per l'Enel, per lo sviluppo di un'economia sempre più sostenibile. Non è un caso che siamo partiti dalla Sicilia, una delle prime regioni che si è impegnata in questo processo di transizione energetica a difesa dell'ambiente. Mi sento di poter dire che abbiamo compiuto una piccola grande impresa, impreziosita ancora di più dal fatto che non abbiamo mai perso di vista le esigenze della comunità locale. Abbiamo fatto di tutto per ridurre al minimo il disturbo, per così dire, dalle nostre attività. Partanna è un impianto da 15 MW che contribuirà a regime al fabbisogno energetico di 10.000 famiglie, evitando emissioni in atmosfera di circa 33.000 tonnellate di CO2 all'anno. Inoltre è anche un contributo importante per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dall'ONU. È un grande orgoglio sentire di aver contribuito in maniera concreta al processo di transizione energetica e alla tutela dell'ambiente e del territorio del nostro paese.